Buon pomeriggio, buona domenica. Allora, video haul oggi per farvi vedere quattro prodottini. Uno l'ho acquistato, tre mi sono stati inviati e per farvi vedere alcuni capi di abbigliamento che ho comprato dal sito conosciuto e straconosciuto Westrax. Allora, partiamo pure dall'abbigliamento. Allora, da questo sito mi sono lasciata un po' incuriosire. Visto che sono entrata appunto su questo sito in un momento in cui c'erano gli sconti del 50-70%, quindi mi sono lasciata, insomma, sono un po' curiosa perché i prezzi sono veramente bassi, però io penso anche che a volte, laddove il prezzo è veramente basso, lo è anche la qualità del prodotto. Quindi ho voluto acquistare poche cosine proprio per andare a vedere qual è la qualità di questi prodotti e vedere se vale la pena appunto acquistare dal sito o meno. Le spese di spedizione sono di 3,90 €. Ho acquistato il lunedì e mi è arrivato tutto il mercoledì o il giovedì, quindi 2-3 giorni per la consegna. E c'è da dire che nel mio caso uno dei capi che avevo scelto, ovvero la sciarpina, non c'era nel colore da me scelto, quindi ci è voluto un giorno in più perché l'ho richiesta di un altro colore. Ma andiamo per ordine, vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Ah, come taglia, io ho una 42 e mi sono tarata su una taglia 38. Funziona più o meno come le taglie di Zara, che se avete una 42 di pantalone dovete acquistare una taglia 38 francese. Allora, il primo capo che ho acquistato, che è quello che mi piace meno, è questa camicia che mi vedete addosso, fatta così. Adesso mi alzo in piedi, sebbene penso che l'abbiate vista, l'ho pagata 9,90 € e non mi piace perché innanzitutto non mi piacciono queste spalline alla Mark Lenders, non mi piace per niente, e poi non mi piace perché sotto è troppo larga, cioè sembra più un prendisole che non una camicia lunga, quindi probabilmente la metterò per andare in spiaggia, che 9,90 € comunque non è male, e devo dirvi che neanche il cotone fa particolarmente schifo, quindi tutto sommato va bene. Poi ho preso una maglietta bianca, questa, e questa invece mi piace tantissimo, mi piace proprio tanto, un bel colore, cade bene, è una taglia M. Questa t-shirt si chiama Adelphi e costa 3,90 €, penso che la prenderò di tutti i colori perché sono proprio quelle magliette che vanno sempre bene secondo me. Poi ho preso un cerchietto. Eccolo, questo è costato 8,90 €, non economicissimo, però molto carino, mi piace. Ho poi acquistato anche una sciarpina, che è quella che appunto non c'era in grigio, me l'hanno mandata in un altro colore. Eccola, e devo dire che anche il cotone di questa non è affatto male, non è un brutto colore, io ho preso un pois, e questa sciarpina è costata 4,90 €, c'è di tanti colori, non c'era quello che volevo io, però mi piace. Anche come bandana la possiamo utilizzare quest'estate, un po' zingaresca. Ultimo acquisto, casacchina bianca, io per l'estate vado moltissimo sul bianco, e questa è anche molto carina, ha uno scollo quadrato. Fatta così, unica cosa, ne ho una praticamente identica, fatta però a canottiera, quindi non è stato forse un acquisto intelligentissimo, ma mi è costata 5,90 €, tutto sommato direi che ci sta. Allora, impressioni generali sul sito, promosso, vi consiglio solo di fare attenzione a non farvi tentare troppo da questi acquisti insomma con questi prezzi così bassi, perché rischiate, ecco, di spendere soldi prese dall'affanno di prendere tutti questi vestitini che costano poco, quando poi magari in realtà, cioè, scegliete bene quello che vi piace. Poi passiamo ai prodotti. Quello che ho acquistato io è questo, la marca è Natura Mia, io l'ho comprato da Italy, è un gel detergente schiumoso effetto luce. Io l'ho acquistato da Italy, la marca si chiama appunto Natura Mia, se volete cercare sul sito c'è
www.natura.it, date pure un'occhiata, posso dirvi che il prodotto è senza parabeni, senza siliconi, senza petrolati, senza solfati, senza PEG e derivati, senza oli minerali, senza coloranti, tiazolinoni e OGM. Ci sono invece emulsionanti da puro olio di oliva, puri e preziosi oli vegetali, piante officinali, vitamine e tensioattivi di origine vegetale. Allora, questo è con estratto di limone e acidi di frutta, ideale per la pulizia quotidiana delle peli miste e soggette a impurità, con azione astringente, eccetera, eccetera. Ve lo faccio vedere, ma ve ne parlerò più in là. Anche se vi posso anticipare che l'ho utilizzato 3-4 volte e mi piace, poi più in là vi dirò perché, lo voglio testare ancora un pochino. I tre prodotti che invece mi sono stati inviati dal sito Amici di Natura, che ringrazio, sono un doposole che vi faccio vedere. Questo doposole qui è della marca Thea Natura. Io sono una grandissima fan dell'olio di Monoi, della Thea Natura. Questo latte dopo sole al Monoi Tiare, infatti l'ho voluto perché pensavo che avesse lo stesso profumo di Monoi dell'olio. Posso dirvi invece che il profumo è più splendor come odore, quindi si sente il cocco, non tanto il Monoi, non tanto i fiori di Tiare, quanto quello di cocco sento io. Non l'ho ancora provato come dopo sole perché dopo l'incidente non ho più preso il sole e è arrivato in quei giorni, quindi non l'ho ancora provato come dopo sole. Posso però dirvi che contiene olio di crusca di riso, cocco, dell'iperico e i fogli di monoi, di tiare, scusate, e dell'aloe. L'iperico ha una funzione antibatterica e antinfiammatoria, quindi va proprio bene appunto come dopo sole. Io però non l'ho ancora utilizzato, quindi ve lo faccio vedere e vi dirò proprio là quando potrò di nuovo prendere il sole come mi ci trovo. Gli altri due prodotti che invece mi stuzzicano tantissimo, allora, uno è, si chiama Himalaya, marca Alchimia Natura, ed è un scrub corpo al sale rosa dell'Himalaya e burro di karité bio. Massaggiare una noce di prodotto sulla pelle inumidita, attendere qualche minuto e sciacquare, la pelle apparirà morbida, nutrita e vellutata, 1-2 volte a settimana, ottimo prima di qualsiasi trattamento professionale per preparare la pelle a ricevere i principi attivi. E infatti, ve lo faccio vedere, io questo l'ho scelto da utilizzare insieme a un altro prodotto, ecco, è proprio rosa, con questo sale rosa dell'Himalaya, proprio rosa. Questo scrubbino io l'ho scelto da utilizzare insieme a Drena Remedium. Sto finendo la mia crema anticellulite, questa qui la utilizzerò subito dopo. Crema drenante rassodante con edera, arnica, betulla, limone, ginepro, iperico e arancio. E quello che mi piace è che questa è una boccetta piccolina in effetti, perché sono 100 ml, però modo d'uso: spalmare sulla pelle un po' di crema da sola o diluita al momento con olio Drenacell, massaggiare fino ad assorbimento, ideale per massaggio profondo, rassodante e linfodrenaggio. Quindi questa praticamente va mischiata a, qua parla di olio Drena qualcosa, Drenacell, che io non ho, penso che appunto lo mischierò con un qualsiasi altro olio di massaggio che ho a casa, anche quello di mandorle, perché no. Si presenta così, quindi si prenderà un po' di questa crema mischiata all'olio da massaggio che ci piace di più e andremo a massaggiare le zone interessate. Ok, fine dell'haul, sono tornata, comunque sto bene,